Assessore Giampedrone, allora, punto della situazione sui danni del maltempo, diversi i contributi arrivati alla Liguria. Beh, direi che sono tanti i contributi, e quello che avevamo promesso anche in tempi brevi. È una grande novità quella di poter risarcire i danni al patrimonio pubblico insieme anche al patrimonio privato, quindi dei cittadini e delle attività produttive. Ci sono oltre 200 milioni messi in campo per il 2019, a seguire 115 nel 2020 e poi altri 100 nel 2021. Andranno ripartite bene. La scommessa che stiamo facendo è insieme alle amministrazioni che ci stanno segnalando quelle che sono le priorità da mettere in campo come schede di protezione civile. Direi che tutto insieme è stato fatto un buon lavoro, come ci hanno anche riconosciuto i nostri territori. Ecco, il punto di partenza comunque le schede, quindi le relazioni e le richieste conseguenti dei singoli comuni. È così che si muove il sistema di protezione civile. La computa dei danni è stata fatta nei giorni immediatamente successivi alle mareggiate di ottobre e di novembre, poi tutto l'iter della richiesta di stato di emergenza, il riconoscimento di circa 300 milioni da parte del governo su quello che è il monte danni da Ponente a Levante su tutto il nostro territorio, e adesso la ripartizione da parte del commissario. È importante dire che questo avviene in 5 mesi dall'evento, che è una delle grandi novità, che è al di fuori dai tempi che la politica ha abituato in passato rispetto a queste esigenze.